L'Associazione Chiara nasce il 20 giugno del 2013, come associazione di volontariato ed è costituita, da un gruppo di donne che hanno voluto, fortemente voluto in Voghera, un'associazione di volontariato dedicato alle donne e alle donne con minori vittime di violenza di genere. Nasce da un fabbisogno del territorio perché nel territorio di Voghera e dell'Oltrepò Pavese non c'era nessuna organizzazione a rispondere a questo bisogno. Le persone che collaborano all'interno del centro sono 5 psicologhe, 4 legali, un assistente sociale, un educatore professionale e una decina di volontarie, 5 delle quali sono operatori formati dediti all'ascolto delle donne. Gli altri sono volontari che si occupano della gestione dello sportello, delle donne in accompagnamento in esterno quando devono rivolgersi a un commissariato, a una caserma dei carabinieri, dell'amministrazione e anche della polizia del centro. Allora, qui di fronte a me, per rispondere a questa tua domanda, ho proprio i grafici che sono stati elaborati per il periodo che va da gennaio a giugno, non è ancora compreso luglio. Intanto sono persone che arrivano prettamente dall'Oltrepò Pavese, però siccome noi siamo confinanti con il Piemonte, c'è una quota del nostro confine che si rivolge alla nostra associazione, che poi è anche centro antiviolenza, è una cosa importante questo da dire. Diciamo che il 28% delle donne che si sono rivolte in questo primo semestre del 2018 sono afferenti al territorio di Voghera. C'è una piccola quota, sempre per questo semestre, che numericamente corrisponde a 5 persone, che sono quelle che arrivano dalla provincia d'Alessandria. Il resto è tutto distribuito sul territorio sempre dell'Oltrepò. Le donne nel primo semestre sono state 52. Le donne chiedono prevalentemente supporto nei loro vissuti di violenza, di maltrattamenti in famiglia e di stalking. Lo chiedono come consulenza, lo chiedono come supporto operativo, lo chiedono per sé e soprattutto lo chiedono anche per i loro figli. Hanno tutte le stesse problematiche, hanno solitamente un rapporto difficile con un maltrattante. E spesso il maltrattante, anzi in quasi tutti i casi, il maltrattante fa parte della sfera familiare o della ex sfera familiare, parlo di conviventi, ex fidanzati. Come possiamo investire questi soldi che raccoglieremo? Certamente per portare avanti questo centro. Questo centro vive per il momento con le quote dei soci, con le donazioni. Sarà prossimamente un po' sostenuto da un contributo di Regione Lombardia, ma le bollette del gas, della luce, dell'acqua, le borse della spesa che facciamo per le donne che si sono trovate sole senza più un marito che portava a casa uno stipendio e loro stesse non hanno niente. Quindi il contributo che arriverà a questa associazione, a questo centro antiviolenza, servirà per far sì che questo centro antiviolenza possa rimanere sul territorio e rispondere ai bisogni del territorio.